Sono una persona curiosa, un po' ficcanaso e ovviamente con un nasone grande così non poteva che essere altrimenti. Tanto per dire, in questo mondo credo che la curiosità possa farti fare dei passi da gigante, enormi. Se indirizzata bene, ci può portare a scoprire nuove cose, valutarle e pianificarle. E se poi si è molto critici con se stessi, si possono anche fare delle valutazioni molto sensate sul fatto che un qualcosa possa o non possa funzionare. Per cui qualche notte fa, fra un pianto e l'altro del bimbo, perché ha sempre fame come me, sto bimbo, ho avuto questa illuminazione. Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale, come sempre, Io Risparmio, dove ti racconto il mio percorso nel mio piccolo in cui imparo a risparmiare ed ad investire per ottenere un giorno, magari non molto in là nel tempo, più tempo da passare con la mia famiglia, libero dal lavoro. Prima di iniziare, come sempre, è ovvio ricordare che questo video si basa su delle mie analisi personalissime, su investimenti che potrei, ma non è detto che faccia, andare a fare in futuro. Questo video non è un consiglio ad investire perché io non sono un consulente finanziario, ma sono utile, che ne so, come un bagnino nel Sahara in termini di consulenza finanziaria. Se hai intenzione di andare ad investire in qualcosa, qualunque strumento esso sia, studia per conto tuo oppure, se sei proprio a zero, rivolgiti a un consulente finanziario indipendente. Qual è stata questa illuminazione? Non ho visto il Nirvana. Si sente sempre parlare di queste grandissime aziende, magari le Big Five oppure The Four Horsemen del Nasdaq, e queste qua dovrebbero essere Facebook, Amazon, Apple e Google e anche Microsoft. Aziende mostruose con delle crescite passate da brividi e che sono sempre sulla bocca di tutti. La domanda che mi sono fatto in quella mattina molto presto è stata: ma se sono così grandiose, ha senso avere un portafoglio solo fatto dei quattro cavalieri del Nasdaq e fare un Nasdaq Big Four portfolio? E per cui alle Big Four del mattino, visto che mi ero sveglio alle 4 del mattino, mi sono messo a studiare sia il backtesting, che andiamo a vedere a breve, e a vedere anche le possibili crescite anche che questo portafoglio possono avere negli anni a venire. Anche perché, seppure sia vero che le performance passate non sono lì ad indicare un percorso futuro, delle stime di crescita per il futuro gli analisti le vanno a fare. Per cui ora andiamo prima su Portfolio Visualizer, dove andiamo a fare il backtesting basandolo su due diverse proporzioni azionarie e anche mettendolo in comparazione col mio portafoglio personale a lungo termine, quello di cui ho parlato nel video specifico precedente che ti lascio qui da qualche parte nello schermo. E poi anche in funzione dello Standard & Poor's 500 utilizzando l'ETF, quello più usato da tutti, SPY. Ed infine andiamo a vedere la crescita prevista di queste quattro aziende per vedere se abbia senso impostare un portafoglio fatto solo delle Big Four per il futuro. L'unica differenza con i Four Horsemen originali è che ho sostituito Facebook con l'azienda Microsoft. Perché ho fatto questa scelta? Perché nel backtesting Facebook era utilizzabile solo a partire dal 2012 su Portafoglio Visualizer dove ho fatto il backtesting e per evitare di falsare il risultato ho fatto questa sostituzione con Microsoft, per cui vediamo il processo intero su Microsoft, Apple, Amazon e Google. A partire da 2005 in cui è cominciato questo portafoglio con 10.000 dollari in queste quattro aziende. Quali sarebbero i risultati ad oggi? Quali sarebbero i risultati che avremo? Per cui andiamo a schermo. Prima di continuare, come sempre, volevo ricordarti che di certo non sarai il nuovo imperatore dell'impero romano, ma sicuramente varrai più della media della popolazione mondiale se mi facessi qualche semplice cortesia, come per esempio iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche, lasciare un bel mi piace e condividere il video, magari commentandolo. Oltre al fatto che in qualunque momento potresti anche andare a sostenermi a qualunque ora del mattino, per esempio se hai un bambino anche tu che non ti fa dormire, su Patreon. Questo perché per l'algoritmo di YouTube questo mi darebbe una grossa mano. Tra l'altro non l'ho detto, ma fra i vari copy portfolio di eToro esiste un portafoglio proprio dei Four Horsemen, proprio con Apple, Google ed Amazon e Microsoft, che da un anno ad oggi, quindi da maggio 2019 adesso, ha dato una performance del più 29%, per cui vale la pena farci un'analisi. Sotto trovi il link affiliato di eToro nel caso tu volessi iscriverti. Andiamo su Portafoglio Visualizer. Qui ho inserito la somma di 10.000 dollari come somma indicativa di partenza nel 2005.
Gli altri tre portafogli sono, come dicevo prima, il mio, portafoglio conservativo, che puoi trovare anche su eToro, fatto con 50% dell'ETF VTI, il 45% sull'ETF TLT e poi un 5% sull'ETF GLD. Successivamente, un portafoglio con una uguale ripartizione delle quattro aziende, per cui un 25% a testa per Microsoft, Google, Amazon e Apple, ed infine un terzo, un ultimo portafoglio con il 30% di Apple ed Amazon ed un 20% di Microsoft e Google. I risultati sono i seguenti. Prima di tutto vediamo che l'S&P 500 in questo periodo di tempo avrebbe avuto un drawdown massimo di circa il 51% scarso, con un anno peggiore chiuso al meno 36,81%. Il CAGR annualizzato sarebbe stato un 8% circa. Il mio portafoglio a lungo termine invece avrebbe fatto un po' meglio di tutto rispetto all'SPY, avendo avuto un CAGR di poco superiore al 9%, e invece un drawdown massimo del 17,8% circa e un anno peggiore che si è attestato intorno al meno 3,4%. Ottima performance fino a quando non si vanno a guardare gli altri due portafogli fatti con i Big Four. Il portafoglio 2, cioè quello con la equa distribuzione fra le quattro aziende, con un 24 o 25% a testa, avrebbe ottenuto un drawdown massimo di un 52%, roba di infarto anche qui. È un anno peggiore chiuso al meno 51%, e qui personalmente l'infarto a me sarebbe molto probabilmente venuto per davvero. Ma i ritorni sarebbero stati eccezionali: un CAGR del 26,4% farebbe impallidire qualsiasi gestore di fondi. Il terzo portafoglio invece ha Apple e Microsoft al 30% ciascuno, mentre Google e Amazon sono relegati a un 20% a testa. Qui, se le performance peggiori sono ancora più in basso, con un drawdown massimo del 52%, quindi un meno 52% abbondante, e un anno peggiore che si attesta intorno al meno 50,45%, però in questo caso i ritorni sono stati fantasmagorici, con un più 23,5% di CAGR annualizzato, con un anno migliore che si è attestato al più 125,17%. Guardando queste performance, una persona qualsiasi potrebbe dire due cose. La prima sarebbe: beh, inutile farlo, ormai è troppo tardi. Sarebbe stato utile farlo prima. La seconda persona potrebbe dire: ma cosa dici? Queste aziende sono sempre in crescita, per cui conviene investirci anche adesso. Io ti dico la mia terza opzione, cioè che queste due affermazioni non hanno senso. Senza analizzare le cose non si va da nessuna parte. Se i business non si capiscono, se non si capisce quali sono veramente le possibilità di crescita nel tempo, almeno nei prossimi 5 anni, fare cose a sentimento sarebbe come buttarsi giù da un ponte. Ma come facciamo a sapere se questi quattro business possono ancora ulteriormente crescere? Con sicurezza non possiamo, ma ci sono delle ottime fonti sul web che ci possono dare una previsione di come tali business possono crescere nel tempo. Sono stime, per cui sempre da tenere sotto osservazione, almeno dico semestralmente, secondo la mia opinione, per vedere come si evolvono le cose. Non tanto sotto un aspetto del mero prezzo di contrattazione, ma proprio delle aziende di per sé. Hanno creato altri debiti, il loro fatturato continua a crescere, gli earnings continuano a crescere, hanno nuovi prodotti o servizi in cantiere, la loro quota di mercato aumenta o diminuisce. Secondo me sono domande fondamentali che bisogna sempre farsi, altrimenti è più facile andare a giocare alla lotteria. Perdere soldi per perdere soldi, meglio perderli potendo andarne a vincere di più. Ovviamente non ti sto invitando di andare a giocare alla lotteria, è solo un semplice esempio. Bene, adesso andiamo su Simple Wall Street e su Yahoo Finance e per ogni titolo andiamo a vedere alcuni dati in contemporanea. Guarderemo due finestre, una di fianco all'altro. Su Simple Wall Street andremo a guardare l'indebitamento, per cui le liabilities, rispetto agli asset, e invece su Yahoo Finance la crescita del fatturato e del profitto nel tempo ed inoltre le aspettative di crescita che ogni business ha per i 5 anni successivi. Bene, ho finito di tediarti. Andiamo al Allora, computer partiamo di prima di nuovo. tutto col titolo di Microsoft. I dati che voglio andare a vedere qui, che voglio andare ad analizzare, sono particolarmente 3 o 4. Prima di tutto lo stato di indebitamento, poi il fatturato, se è in crescita nel lungo termine, il profitto, se è in crescita nel lungo termine, e poi qual è la visione degli analisti della crescita dell'azienda per i prossimi 5 anni. Per cui, prima di tutto,
Qui siamo su Simply Wall Street e su Yahoo Finance. Andiamo a vedere prima di tutto su Simply Wall Street la salute dell'azienda. Per cui per Microsoft vediamo benissimo che gli asset a breve termine coprono ampiamente le liabilities a breve termine, mentre gli asset a lungo termine sono praticamente in pari con i debiti a lungo termine. Per cui c'è uno stato di indebitamento che, seppure è ancora contenibile, nel senso che un'azienda della grandezza di Microsoft può tenere sotto controllo, comincia già un pochettino ad essere importante, 66,6 miliardi di dollari. Se andiamo invece a vedere su Yahoo Finance, andiamo a controllare che il fatturato dal 2016 è sempre stato in crescita, e anche è stata una bellissima crescita, e nel 2020 si aspetta ancora un'ulteriore crescita, e per quanto riguarda il profitto, anche questo, come si può vedere, è in continua crescita. Quindi questi due parametri già mi piacciono tantissimo. L'unica cosa che ci è rimasta a vedere per Microsoft è invece, andiamo a vedere quello che i analisti pensano possa essere la crescita per i 5 anni successivi. Per cui su Yahoo Finance basta andare sul profilo dell'azienda e cliccare su Analysis e si va in fondo alla pagina. E qui quello che si aspetta è un 15,22% di crescita annua. Per cui gli analisti pensano che ancora Microsoft possa avere una ottima crescita, maggiore rispetto al mercato generale degli Stati Uniti d'America, del 15,22% totale per anno per i prossimi 5 anni. Quindi un ottimo risultato. Andiamo a vedere adesso Amazon. Bene, eccoci su Amazon e anche qui andiamo a fare lo stesso discorso. Andiamo a vedere la salute dell'azienda su Simply Wall Street. Vediamo che gli asset a breve termine coprono di poco i debiti a breve termine, mentre quelli a lungo termine di debiti sono coperti ampiamente, sono quasi la metà degli asset a lungo termine, e come possiamo vedere anche qui il debito è molto ma molto basso per Amazon, per cui è un'azienda che è in forte salute. Andiamo a vedere finanziariamente come si è evoluta l'azienda, e anche qui, se andiamo in basso, vediamo che il fatturato dell'azienda dai 177 miliardi è salito ai 280, si aspetta un'ulteriore crescita, e vediamo invece il profitto lordo, si parla sempre di lordo, scusate, non l'ho detto, e anche qui dai 30 si è passata ai 74 e si prevede un ulteriore aumento a 77,2 nel 2020. Andiamo a controllare invece quello che ci si aspetta come crescita annualizzata per i prossimi 5 anni, e qui quello che ci si aspetta è una crescita del 34% anno. Mi viene da ridere perché, cioè, è una crescita assurda. Ovviamente sono delle stime, nessuno dice che questo accada, però comunque se molti analisti tendono a pensare questo, uno con le opportune precauzioni può pensare che effettivamente questa azienda sia ancora da acquistare. Adesso andiamo a vedere la nostra beneamata Apple. Bene, eccoci qui su Apple, quella che io preferisco Samsung, ma solo per i telefonini. Andiamo a vedere la sua salute. Allora, anche qui asset sia a breve che a lungo termine coprono ampiamente i debiti a breve e a lungo termine. E infatti, se andiamo a vedere qui in fondo, c'è un debito piuttosto grande, però come possiamo vedere il debito comunque rispetto agli asset è surclassato. È da dire che qui le due voci, particolarmente per quanto riguarda gli asset a lungo termine, sono particolarmente vicine, per cui ovviamente essendo un'azienda che produce, Apple ha una gestione del debito che è più legata molto alle infrastrutture, alla produzione e così via. Andiamo a vedere su Yahoo Finance invece la loro situazione in ambito di crescita, e per quanto riguarda la crescita annuale dal 2016 anche Apple ha avuto una crescita con un piccolo stop nel 2019, diciamo che è stata in calo nel 2019, si riprevede un aumento nel 2020. Per quanto riguarda il profitto, questo è sempre cresciuto, e anche nel 2019 qui si è avuto un leggero calo, per cui è pur sempre vero che questa azienda è stata fortemente in crescita negli anni precedenti, però c'è stata una piccola battuta d'arresto, per cui potrebbe essere che gli analisti la vedano in crescita, con una crescita minore rispetto al passato. Andiamo a vedere cosa ne pensano. E infatti si attesta più o meno
a una crescita stabile per quanto riguarda il mercato totale. Lo Standard & Poor's solitamente, storicamente, cresce intorno all'8-9%, qui ci si aspetta un 11,5% più o meno, che è pur sempre meglio del mercato totale americano, però comunque rispetto alle due che abbiamo appena visto è una situazione totalmente diversa. C'è rimasta l'ultima azienda, andiamo a vedere Google. Ovviamente l'azienda si chiama Alphabet, ma lo sanno tutti ormai, però parliamo di Google e di tutto quello che è connesso a Google, YouTube e così via. Andiamo a vedere la salute dell'azienda. Qui praticamente debito si potrebbe dire quasi che non ce n'è. Si può vedere graficamente che quelli a breve termine coprono sia i debiti a breve termine che quelli a lungo termine, per cui non parliamo quelli poi a lungo termine. Infatti, se andiamo a vedere qui il grafico, c'è questa cosa piccolina rossa rossa che sembra più una pustola sulla faccia di una persona sana. Comunque, stupidaggine a parte, questa azienda ha pochissimo debito e quindi può essere introdotta tranquillamente fra le aziende sane, con un conto economico piuttosto sano. Andiamo a vedere dal punto di vista finanziario su Yahoo Finance la crescita che ha avuto Google nel corso degli anni. E qui dal 2016 fino al 2019 abbiamo costantemente avuto una crescita e anche per il 2020 si prevede una crescita meno marcata rispetto alle crescite passate, ma comunque una crescita. E per quanto riguarda il profitto, anche questo, come si può vedere, è sempre stato in crescita e anche per il 2020 si prevede una piccola crescita di no, ho evidenziato quella sbagliata. Però anche qui si può vedere che effettivamente la crescita c'è, anche se piccola, nell'ordine del profitto lordo. Andiamo a vedere quello che si aspettano gli analisti. E per i prossimi 5 anni si aspettano un misero 4,8% anno, per cui un qualcosa che è al di sotto della media di mercato, molto probabilmente perché Google ormai è un'azienda ben stabile, che vive ormai del suo nome, per cui si prevede che non ci sia una crescita esponenziale per quanto riguarda i prossimi anni, i prossimi 5 anni, anche se per il prossimo anno, se si nota qui, si prevede comunque una forte crescita. Questo non so se sia in relazione al fatto che la pandemia ha un po' tagliato le stime per tutti, per cui si prevede diciamo, un surplus in questo anno successivo, però diciamo che nell'arco dei 5 anni la crescita è molto limitata, al di sotto della media di mercato. Ovviamente qui si tratta di considerazioni generali e non approfondimenti nei minimi dettagli. Per fare un qualsiasi investimento fatto bene non ci si può fermare così in superficie come ho fatto oggi. Ma bisogna analizzare molto più nel dettaglio. Ma spero di aver fatto quello che è un po' la scintilla per entrare in questo mondo, aver stuzzicato un po' la tua curiosità ad imparare qualcosa in più. Fammi sapere cosa ne pensi di questo ipotetico portafoglio con le 4 Big Four. Ti sei fatto anche tu queste belle pippe mentali alle 4 del mattino perché tuo figlio non dorme? Quando ti sei svegliato dal torpore, nel caso in questo caso sia accaduto anche a te come me, fammelo sapere nei commenti qui sotto. Se avevi in mente qualcosa di simile o se l'hai già pianificato, fammelo sapere, magari se avevi altre aziende, altre 4 big in qualche altro settore, fammelo sapere con la tua opinione in merito qui sotto, magari lasciando un commento. Se il video ti è piaciuto ti chiedo di distruggere il pollice in su, di iscriverti al canale e di cliccare la campanella delle notifiche. E come sempre, anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!